Devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor no guardé para ti. Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Que la boca me sabia tu cuerpo, desespera mi ganas por ti. Ay, ven. Questa canzone veramente apre la porta a tantissimi ricordi, a un periodo meraviglioso. Mi ricorda soprattutto al mio primo viaggio a Puerto Rico, eravamo addirittura nel 1988. Pensa che io all'epoca ho avuto la fortuna di suonare per 3 mesi a New York in un piano bar nell'isola di Capri, l'isola dell'amore. Conobbi una cinesina che mi invitò nella sua dimora di New York e mi presentò il proprietario di un ristorante piano bar che si chiamava La Camilla lì a Manhattan, e lui mi sentì suonare, gli sono piaciuto e mi ha proposto di suonare nel suo locale, locale che apparteneva al mitico John Gotti, poi lo sono venuto a sapere successivamente, il padrino dell'epoca. Infatti tutti i lunedì veniva John Gotti con i suoi accoliti, ogni volta mi mandava da un suo scagnoccio 100 euro di, no, 100 dollari di mancia, quindi per me ogni volta che veniva era una festa. Vabbè, a parte questa cosa simpatica, praticamente io tutte le sere, finito di suonare, me ne andavo alla scoperta della New York Latina, insomma, no? Quindi, poi la cosa simpatica, io avevo 2 smoking, uno bianco e uno nero. E praticamente, finito di suonare, che era l'una di notte, non è che andavo a casa, c'avevo un appartamentino lì a Manhattan, non è che andavo a casa a cambiarmi, così come ero vestito, andavo allo sbaraglio. Io avevo una lista di locali e quindi li sperimentavo. Pensa che una volta vado al Pyramid, che era il ritrovo dei punk. Insomma, lì il più normale c'aveva la cresta. Entro io con lo mio smoking bianco, sembrava che era un marziano. Mi guardarono tutti, per dire, ma chi è questo marziano? E poi una volta invece andai in un locale che si chiamava Red Parrot, che poi è diventato la seconda sede del mitico Copacabana, che era frequentato soltanto da black people. Io entrai, feci il biglietto, entrai dentro, ero l'unico bianco, tutti che mi guardavano così. Poi chiaramente pensai che forse era il caso di evitare, insomma me ne sono uscito. Però insomma, per dirti, voglio dire, era simpatica questa cosa, il mio avventurarsi, insomma. E insomma, nelle mie avventure una mitica notte oltrepasso la soglia del mitico Copacabana, che all'epoca si trovava vicino al Central Park, se non sbaglio sulla 66ª strada, e insomma entrai in questo locale e c'era un'orchestra che suonava, tutta sta gente che ballava, sacco di belle ragazze, insomma una cosa proprio, sembrava di essere entrato nel paradiso terrestre. Insomma, alla fine, sai, da buon italiano rimorchio una, insomma il mio spagnolo all'epoca un po' maccheronico, e questa qui insomma mi spiegò che questa musica si chiamava salsa, lei era di Puerto Rico ma viveva a New York, e quindi insomma la cosa mi ha incuriosito parecchio. Così alla fine decisi, no, voglio approfondire, perché io all'epoca già ero stato in Giamaica, a Santo Domingo, ero stato in Brasile tante volte, però insomma la salsa era un mondo ancora che non conoscevo, ripeto, ero nel 1988, quindi insomma 32 anni fa adesso. E praticamente, finito il contratto a New York, mi comprai un biglietto per Puerto Rico. Arrivo lì a Puerto Rico, anche lì fatal destino, vado in albergo, dall'albergo vado in spiaggia, chi ti incontro in spiaggia? Una bellissima portoricana di nome Aura, con cui ancora sono in ottimi rapporti, nonostante che ormai chiaramente siamo lasciati da parecchio, oggi lo sai sono felicemente sposato con Neia. Vabbè, però insomma con questa Aura ancora ci sentiamo, e però lei insomma mi trasmise ancora di più questo, perché mi portò a ballare, mi fece conoscere questa musica, e fra le tante musiche c'era appunto questa Devórame otra vez, che tra l'altro è interessante perché è una canzone con cui si inaugura il filone della salsa erotica, perché all'epoca andava di moda la salsa romantica. Qual è la differenza? Che mentre nella salsa romantica praticamente si loda l'amore platonico, insomma, no, invece nella salsa erotica parla proprio di sesso esplicito. Infatti la canzone, per chi non conoscesse lo spagnolo, dice divorami un'altra volta, certo, e castigami con i tuoi desideri, che il vigore l'ho guardato per te, e arriva Superman.
E quindi insomma era una corrente abbastanza insolita perché fino allora insomma non ci si era spinti, oggi farebbe ridere perché con il reggaeton siamo arrivati ormai insomma alla pornografia, però insomma all'epoca questa corrente della salsa erotica, tra l'altro Lalo Rodriguez non era un cantante romantico, era un cantante che aveva una grandissima esperienza con Eddie Palmieri, quindi insomma era un cantante che ha fatto parte anche della corrente che noi conosciamo come Salsa Brava, però poi alla fine con questa canzone ebbe un successo straordinario, ancora oggi quando qualche DJ la passa nei locali, no? Viene la pelle d'oca Ci a credo. ballare questa Devorame o Travesse, quindi insomma Interessante quello che racconti. Io credo che parli di due cose che ti caratterizzano. Una, la tua curiosità, che è una cosa che io vedo molto permanente in te. E la seconda, la capacità di guardare e sistematizzare quello che guardi, dargli un senso, studiare i suoi contenuti. Però da quella bella epoca ci hai fatto strada, perché sei diventato un po' filosofo, sei diventato un professore di ballo, un ballerino, uno che fa storia, che costruisce la storia guardando quello che è successo nel passato. Allora, la mia domanda naturale è: come mai ti è venuta questa idea di fare un libro sulla salsa in Italia? Beh, guarda, allora intanto approfitto appunto per dire che le mie grandi passioni sono sempre stati la musica, il ballo, i viaggi e ho sempre avuto un grande amore per l'America Latina e poi mi è sempre piaciuto scrivere, appunto che ho preso anche una laurea in lettere. Quindi alla fine nella salsa sono riuscito a condensare tutti questi miei amori, perché la salsa è musica, la salsa è ballo, la salsa è cultura, Eh la salsa certo. ti dà la possibilità di viaggiare, di conoscere gente nuova, di confrontarti con culture diverse. E poi mi ha dato anche la possibilità di scrivere. Tu, come sai, ho scritto diversi libri, diciamo, ne ho scritti in realtà quattro sulla salsa e uno sull'arte di insegnare, che poi magari gli diamo anche una piccola occhiatina. Però per arrivare all'ultimo, in effetti è una cosa che covavo da molto tempo, perché chiaramente tu sai che il movimento in Italia è veramente un movimento straordinario. Cioè, si può dire che nonostante le nostre crisi, le nostre problematiche, l'Italia, e tu lo sai perché sei venuto con me a Puerto Rico, è uno dei paesi al mondo dove è più forte la febbre della salsa, anche se in realtà è più febbre per il ballo che per la musica. Però voglio dire, se tu consideri che la salsa non appartiene alla nostra cultura, è veramente un miracolo quello che è successo da noi. Il problema qual è? Che però noi non abbiamo una memoria storica. Quindi molti, cioè la grande differenza che io dico sempre che c'è, ad esempio, fra i paesi dell'America Latina e l'Italia, che, non so, Puerto Rico si è salseri per la vita. Tu sei stato con me, c'è gente a 80 anni che va ancora a ballare, insomma, va ancora ai concerti. Invece da noi spesso e volentieri si è salseri per un breve lasso della propria vita. Magari in quel lasso vai anche tutte le sere a ballare, però poi improvvisamente o ti sposi o ti fidanzi o nascono figli, improvvisamente esci completamente fuori dal giro e quindi ogni volta bisogna ricominciare da capo con gente nuova, tenendo presente che nel frattempo ci sono anche altre mode, insomma, che entrano in campo. Quindi ci sono dei personaggi che hanno fatto la storia della salsa che oggi non sono assolutamente conosciuti. Parlo, lo Capisco. so, di un Vito Zaccaria, pianista della Serpiente Latina, è stato il fondatore insieme a Gianni Spica, oppure di Carlito Ugueto, che è stato uno dei primi venezuelani che sono arrivati qui prima a Roma e poi a Milano e hanno diffuso anche attraverso la radio la febbre della salsa. E Paolo La Rosa, che per fortuna è ancora di quelli che li vedi ogni tanto suonare, ma Anche che Vito, molti, Vito, Alvaro, cioè ce ne sono tantissimi, insomma. Senza dimenticare grandi maestri come la nostra querida Trudy Iglesias, insomma, i personaggi sono talmente tanti, però quello che mi dispiace è che molti di loro sono completamente sconosciuti. Quindi io penso che con questo libro
do anche un tributo a queste persone. Quindi quello che mi piace di questo libro è che non è un libro di cui parlo di Enzo Conte, di quello che ho fatto io. Sì, certamente c'è anche un po' di mia storia personale, ma in realtà è più la storia del movimento Salsero, di come arriva in Italia, chi sono i personaggi. Chiaramente, insomma, non li potrò citare tutti perché sono talmente tanti. Però è un viaggio molto molto interessante, perché anche io, al momento che mi sono messo a scrivere questo libro, che appunto voleva essere un tentativo di mantenere la memoria storica della salsa, ho scoperto delle cose che anche io non conoscevo, perché io in realtà ho scoperto, come ti ho detto, la salsa nell'88, ma arrivo a Roma nel 90, perché io in realtà vengo dal Golfo di Gaeta, esattamente sono nato a Mentunno, ma ho vissuto per tanti anni a Formia e poi da lì ho cominciato a viaggiare per il mondo. Però in realtà a Roma mi trasferisco nel 1990, quindi ormai sono 30 anni e quindi sono un po' un romano di adozione. Però chiaramente ho scoperto che addirittura i primi locali che hanno cominciato a fare serate di salsa, anche se magari non ritrovi di latini, dove chiaramente non si suonava prettamente salsa, si suonava genericamente musica latina, risalgono addirittura alla fine degli anni 70. Tu pensa che la Serpiente Latina, che è stato il primo gruppo, la prima orchestra di salsa italiana, addirittura è stata fondata nel 79, cioè una vita fa. Ma chi è che lo sa queste cose? Non le sa nessuno. Ecco perché secondo me era importante raccontarla, questa storia, e far capire come appunto all'inizio c'era questa comunità latina che, come è successo anche a New York, si riuniva nei suoi locali, poi a un certo punto siamo subentrati noi italiani, poi i musicisti che hanno cominciato a fare i primi gruppi chiaramente misti fra italiani e latinoamericani, anzi all'inizio c'erano tantissimi argentini, insomma, che suonavano in queste che sono state le prime orchestre, poi sono arrivati colombiani, venezuelani. E quindi poi appunto siamo entrati in campo noi in un'epoca che io ricordo con grande, grande nostalgia, un'epoca bellissima, perché proprio io che sono un amante dell'America Latina, ecco, se tu mi chiedi cos'è che meno ti piace delle serate di oggi, allora te lo dico sinceramente, quello che a me non piace è andare in un locale di salsa e trovare tutti italiani. Io sono italiano, adoro gli italiani, però chiaramente vado a ballare la salsa, ma vogliamo trovare un po' di latini, insomma, cioè il bello è questo, fondamentalmente stiamo andando a ballare una cultura che non è la nostra, e quindi per me i latini rimangono sempre il mio faro, cioè. Sì, però ti devo dire una cosa, perché anche succede l'opposto, ci sono dei ritrovi latini Sì. dove non trovi gli Esatto, italiani. perché purtroppo una di queste conseguenze, diciamo, della massificazione, perché in realtà che cosa succede? In realtà la storia è molto semplice. Mentre negli anni 80 veramente c'era questo discorso di comunità latina dove gli italiani erano ospiti, la storia dell'Italia come la conosciamo noi in realtà comincia esattamente negli anni 90, perché negli anni 90 che veramente questo movimento da nicchia incomincia a diventare un fenomeno già più di massa. Chiaramente è un crescendo, quindi i primi anni 90 chiaramente eravamo ancora in pochi, poi via 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 siamo cresciuti. Che cosa è successo però? Che in realtà le cose sono veramente cambiate quando purtroppo sono scoppiate le scuole di ballo, scoppiate nel senso che sono entrate con una dirompenza devastante, che hanno completamente cambiato il paradigma. Perché mentre all'inizio i club salseri erano più assimilabili ai club del jazz, dove tu vai lì ad ascoltare l'orchestra che L'orchestra, la suona, e musica. poi nel caso ti fai anche due balletti. Io mi ricordo, ero uno dei pochi che ballava, e all'epoca sapevo fare due cose. Sembravo un mostro, quando invece in realtà non ero nessuno. Però chiaramente per farti capire che all'inizio erano veramente pochi quelli che ballavano. Poi invece a poco il ballo è diventato talmente importante che ha messo purtroppo da parte la musica dal vivo. Forse Cioè i perché ballerini non volevano essere più spettatori, volevano essere certo. protagonisti. E quindi l'orchestra quasi quasi era d'intralcio. Questo ha fatto sì che c'è stata però anche una colpa, perché le colpe non sono mai di uno. Dal momento che c'era una fetta di pubblico che frequentava il charango, che frequentava il mambo, che frequentava il caruso, invece di resistere e quindi continuare, se ne sono andati, si sono defilati e quindi hanno lasciato il posto completamente a una nuova generazione che era interessata ad altre cose.
Quindi chiaramente con il boom delle scuole di ballo è cambiato completamente. A quel punto i latini, che hanno loro anche le loro colpe, perché chiaramente a questo punto potevano anche sforzarsi, come hanno fatto Trudi, come hanno fatto tanti altri, di rimanere con noi e magari continuare ad essere un esempio per noi. Invece molti latini hanno scelto di ghettizzarsi nei loro locali. E quindi oggi arriviamo al paradosso che i latini si fanno le loro serate e gli italiani si Beh, fanno le loro. E questo è brutto, sarebbe invece bello se tornassimo a unire, certo. però ci vuole chiaramente tolleranza da ambedue le parti, cioè i latini devono accettare che per gli italiani il ballo è importante e quindi.